Ciao a tutti, spero di trovarvi bene. Oggi siamo nell'orto, fine novembre, andiamo a fare la riproduzione del susino scoscia monaca. Il susino scoscia monaca è una varietà molto rustica e varietà antica, locale, originaria, secondo alcuni, della Toscana, secondo altri, di altre regioni, dell'Umbria per esempio, insomma ognuno dice che è sua, ma insomma. È una pianta che in commercio non si trova benissimo. Se andate a vedere nei vivai della vostra zona, pochi ce l'hanno. Perché? Secondo me perché è una pianta robusta, resistente alla siccità, che si adatta a tutti i tipi di terreni, quindi non ha bisogno di antiparassitari, di fertilizzanti, di nulla praticamente. Quindi non conviene a chi vende questi materiali venderla. Inoltre, da una pianta se ne producono facilmente tantissime altre. Praticamente una pianta infestante, perché dalle radici nascono tantissime altre. Questa è la pianta madre, qui c'è un figlio, qui ce n'è un'altra, là ce n'è un'altra, addirittura qua, circa 4 metri in alto, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra già bella grande, circa 3-4 anni. Io cosa faccio? Tengo quelle che sono da una certa distanza, per esempio questa la faccio crescere qui, mentre quelle che sono troppo vicine a questa, oppure quelle che hanno diversi rami, tipo questa, le vado a togliere. Qui ad esempio lascio questa qui centrale, vado a togliere questo e questo e metto in vaso. Se fate questo in autunno, primavera finita, successiva, inizio estate, le potreste già piantare. Sarebbe meglio aspettare anche fino all'autunno successivo, però. Molto bene, rispetto al melograno che ho fatto vedere in un altro video è un po' più difficile perché le radici sono ben più dure, guarda che roba. Come per il melograno vado a lasciare solo un tronco centrale, quindi questo lo tolgo, c'è tanta terra intorno alle radici quindi dovrebbe prendere senza problemi. La metto in un vaso bello grande. Posso tagliare se non mi entra nel vaso, per esempio qui, queste non posso andare a tagliare, chiaramente più radici si lasciano meglio è, però sì, si può fare, basta. Adesso entra. Sto usando una terra presa in pineta, questa è una pianta talmente robusta che anche se ci mettete terra poco buona, questa è buona, comunque già bella matura. L'importante è compattare bene il terreno, lasciarlo sempre umido. L'inverno è facile, comunque io ci metto già un piattino sotto, così anche a primavera si resta bella umida, non è che devo controllare tutti i giorni, ok? Compattate bene, mi raccomando, intorno a tutta la pianta. Ecco, le radici sono ben coperte, guarda che bella. Già più di un anno, questa qui è 2 anni, questo ramo di 2 anni, tronco di 2 anni, questo di 1 anno, questo è di 1 anno, vedete, questo è di, già, almeno di 2 anni,
Ok, qui alla base dove ho preso le piante, questa la lascio crescere qui, no? Qui arriva a coprire la buca che ho fatto, questo è ovvio, no? Coprire e poi magari anche pacciamare, cioè mettere l'erba secca qui intorno, come ho fatto qui, sempre coprire bene, c'è anche troppo, la posso mettere anche un po' qui. Ideale con fieno, più che con erba sfalciata, fieno, foglie, soprattutto foglie, anche rametti tagliati per gli alberi. Ok? E ricompattare qui, comunque abbiamo un po' scoperto le radici, quindi dobbiamo stare attenti a rispettare questa pianta. Guarda che roba. Le piante vengono su da sé, io devo solo collaborare. Questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Buona vita, divertiamoci.